una grande vittoria, non solo per i cittadini di Gerri, ma soprattutto sotto gli aspetti della legalità. Di questo naturalmente siamo grati all'Arma dei Carabinieri. Noi non avevamo dubbi, se lei ricorda in quell'intervista io avevo detto che difficilmente questi oggetti sarebbero potuti andare in giro perché l'Arma dei Carabinieri già aveva attivato la vigilanza sul territorio per il ritrovamento. E così per fortuna è stato. Quindi facciamo un plauso all'Arma dei Carabinieri che con tanta solerzia si è mossa. La cosa naturalmente non va sottaciuta, il sindaco stesso desidera fare un encomio all'Arma dei Carabinieri per questo ritrovamento. Sicuramente questo è stato un furto importante che ha toccato veramente la città di Giare e realmente sin dal primo momento ci siamo attivati. Siamo attivati con tutti i mezzi. Abbiamo comunque eseguito numerose perquisizioni nell'Interland e anche tutto in provincia di Catania. E queste perquisizioni realmente sia a pregiudicati locali e sia anche a rivendita di antiquariato, di attività commerciali. E realmente abbiamo individuato due rivendite di antiquariato e dove abbiamo rinvenuto parte del materiale trafugato. Abbiamo in primo momento nella zona di Calatabiano e in secondo momento anche nella zona di Catania. Ma addirittura già erano stati venduti, insomma, parte degli strumenti e c'è stato anche un lavoro particolare e sono stati recuperati, insomma, addirittura da cittadini privati che avevano acquistato questi strumenti. Sì, già erano sul mercato e avevano già avuto, insomma, c'era una buona richiesta, diciamo, di questi strumenti. Sono due persone denunciate per questa operazione e due pregiudicati di Giare, mentre nel contesto dell'attività investigativa è stato denunciato anche un'altra persona dove abbiamo scoperto un altro furto, un importante furto che si era verificato il 15 di gennaio a Milo, dove abbiamo rinvenuto dei mobili antichi dell'Ottocento e anche dei lumi e altro materiale. Abbiamo anche scoperto anche questo furto con il rinvenimento dell'intera refurtiva che è stata consegnata già al legittimo proprietario.